e chiedo i compiti e là ti dicono che ci sono compiti e tu altro che niente panico e là la giugulare cosa fare? Ok, attenti a cosa succede, perché quando c'è da scherzare mi tiro sempre indietro, quindi parliamo di roba seria. Cosa fare? Allora lui dice, ok, questo non va bene. Non è detto che non vada bene, fa proprio cagare sta roba qua, cioè mi tende la mia in testa perché non va bene essere dolci, ok? È proprio sbagliato, perché state facendo una cosa gravissima, che è questa. Avete vostro figlio o vostra figlia che ha diversi ruoli, ok? Prima di tutto, prima di essere vostro figlio o vostra figlia, è una persona come voi, prima di essere mamma, papà, marito, moglie, compagna, compagno, single, quello che volete, prima di tutto due persone, è vero o no? Quindi a voi darebbe fastidio se foste catalogati per il vostro lavoro, vorreste essere catalogati per la persona che siete, è vero o no? Quando succede quella domanda lì come prima domanda, che è ciao virgola come è andata a scuola, cosa succede? Prendiamo la persona e la allontaniamo e ci posizioniamo davanti lo studente. Cosa succede? Che lo studente agli occhi della persona è più importante rispetto al resto. Lo so che non lo fate apposta, lo so che questo è il vostro obiettivo. Ma quando facciamo quella domanda lì, è una domanda da pilota automatico, è vero o no? Cioè ti viene naturale? Sì. Se vi dico di non farla, le prime volte vi faccio... Sì. Oio! È vero. E allora, però una... Attenzione, domanda da pilota automatico e risposta da pilota automatico. Quella non è comunicazione, eh? Me la sbrigo il più velocemente che posso e più ci avviciniamo verso il maschile, più si... Sì, perché poi si affina questa cosa, eh? Si affina questa cosa. Sì, mi può, perché adesso... Perché abbiamo parlato con noi nel frattempo. La risposta è... sì, dai. Perché non è... Cioè, non è bene. Sì, dai, è... Sì, sciallo, sciallo direbbe qualcun altro. Allora, attenti, se volete aiutare i vostri figli e voi stessi ad avere un rapporto tra persone, e quindi noi voi il vostro ruolo e il loro ruolo da studente, che è deprimente se ci pensate, ed è il motivo per cui state male tante volte, perché prendete la vostra persona, la mettete in disparte completamente per fare l'aiuto compiti, il motivatore e tutto il, quello che lava, quello che stira, eccetera. Ma prima c'è la persona, il motivo per cui vi ho detto prendete i vostri spazi. E allora lì è semplice. Ciao, virgola, come stai? Come prima domanda, le prime volte vi guarderanno così. Attenti perché poi c'è il capolavoro, di solito è la doppietta. Ciao virgola, come stai? Come andata a scuola? Perché lei dice, l'ho detta, però devo rifare la domanda. E vi svelo il segreto dei segreti, ascoltate con interesse la risposta. Facilmente vi diranno, bene, accettate, se anche avete capito che non è bene, che vada così, inizialmente. Invece di solito cosa succede? Scuro? Ma è bene bene? E comincia l'inseguimento, e già lì comincia l'inseguimento. E dopo capite tanti ragazzi, soprattutto i maschi, hanno delle rototraslazioni. Sono una rototraslazione, tiramento di maroni. Tenetevela presente, quando volete dire guarda che sto avvertendo una rototraslazione con i vostri figli che non devono capire una parolaccia, dice, sto avvertendo una rototraslazione. A voi viene da ridere, perché è una roba strana, intanto abbassate l'intensità emotiva e loro non capiscono, però intanto l'avete detta. Mi sto lievemente inalberando. E allora invece di inseguire, bene, ok, stop. A un certo punto vi accorgerete che se non gli fate più quella domanda, non le fate più quella domanda, non si capisce perché vi verrà voglia di raccontarvi cosa è successo. Si arriva prima o dopo. A tavola, vi ho detto giusto oggi, abbiamo cominciato a parlare di scuola. E io Marco lo conosco da una vita, è l'ultima cosa che... Cioè,
cioè siamo passati dalle balle, ho preso 8, era 4, a perché aveva paura che la mamma stesse male, magari, banalmente, o che si arrabbiasse, a ti parlo di quello che è successo a scuola. Facile? No, bisogna farci un culo così e accettare che dall'altra parte non ci sia la stessa disponibilità nel vivere questo cambiamento, ma partite da voi. E per quello vi dico, ciao, come stai? Interessatevi alla persona che avete davanti, che sparisce anche il panico della scuola, va sicuro. Già la scuola fa un sacco di casini, non la scuola, cioè, già ci sono, c'è questa competizione esasperata. Volete che vi dica che gli danno troppi compiti? Ve lo dico, gli danno troppi compiti. Volete che vi dica che gli danno troppo da studiare? Volete che vi dica che non ci stanno facendo imparare niente? Sono tutte e tre cose vere. Volete che dica che gli danno i compiti perché a scuola non riescono a spiegargli le cose e lo dicono intanto studia a casa? Ve le dico tutte queste cose qua, ma nel momento in cui le sapete cosa cambia? Cambia che se poi in più mi arrabbio perché non le impari, diventa peggio, ok? E vi assicuro che da quando non vado a scuola studio molto più prima, perché ho scelto le cose che voglio studiare, ok? E studio cose inerenti al mio lavoro. La mia fortuna è sempre stata che nessuno mi ha mai costretto a fare determinate cose. L'ho anche pubblicata qualche giorno fa, non c'è scritto da nessuna parte che bisogna imparare piangendo quello che si può imparare, sorridendo o qualcosa del genere. Non c'è scritto da nessuna parte. Studio matto disperatissimo lo faceva Leopardi, che era sbiego, sfigato, perché ogni tanto, cioè, tra Leopardi e Foscolo e Pascoli succedeva questo, uscivano di casa i cantinieri scoccavano i coglioni. Cioè, è normale, cioè, le avevano tutte loro. Ok, quindi non serve pensare a quella roba lì. Non ha mai sentito, la spesso. Ok, però il punto qual è? Studio matto disperatissimo uguale frustrazione, senso di inadeguatezza, non sto crescendo, non sto imparando, la scuola mi fa schifo. Io non voglio che sia quello l'obiettivo di un ragazzo. Ok? La scuola non deve far schifo. Ma siccome generalmente fa abbastanza schifo, almeno fate in modo che l'ambiente a casa li protegga da quel punto di vista. Non, caro amore, poverino, vado io a parlare con gli insegnanti cattivi, perché anche quello è un altro errore. Se prendono una nota perché hanno tirato dietro una forbice a un compagno e gli arriva a casa, e non dico che dico una forbice dietro io, però forse devo capire che quella roba lì non è buona. Invece adesso abbiamo la categoria nuova, i genitori spazzaneve, l'avete detto qualche volta le serate, no? I genitori spazzaneve. Cioè c'è una nevicata, i genitori la spingono, spazzano tutta la neve, i figli dietro che se la godono e se la spassano. No, devono andare anche loro in mezzo alla neve a fare fatica. Ok? Cioè non bisogna tutelarli a tutti i costi, ma non bisogna neanche massacrarli. Semplicemente pensate, quando avevano 2 anni, gli dicevate: ma è possibile che non riesci a coniugare il congiuntivo del verbo avere? Glielo dicevi? No. No, perché a 2 anni glielo concedi. Crescono, non gli si concede più niente. Poi io non so neanche parlare in italiano, magari, però tu devi sapere essere un'eccellenza. Una delle paure dei genitori è questa: se a scuola va male, poi lo prendono in giro. È vero o no? E se tanto non lo prendono in giro per quello, lo prenderanno in giro per un'altra cosa. Io ho preso in giro un sacco di persone. Okay? E sono stato preso in giro da un sacco di persone che sono permaloso, e però ho dovuto far pace con sta roba qui, perché cioè a me ancora adesso qualcuno mi dà contro, non mi piace, e quindi comincio a entrare nella polemica in cui ti cerco di spiegare quella roba nei dettagli, ma poi mi accorgo di arrivare a un punto in cui non serve più spiegare niente, perché non c'è volontà di ascoltare dall'altra parte, quindi mi staccio. E quindi anche con i vostri figli capita la stessa cosa. Cercate di capire che ci sarà un momento in cui loro avranno un obiettivo, che è stato l'obiettivo, poi chiudo, è stato l'obiettivo che avete avuto voi quando eravate più giovani, che era quello di prendere le regole dei vostri genitori e cominciare a infrangerle. È un obiettivo di crescita. Questo non vuol dire ti do una regola così per infrangi, però cominciate a pensare che fa parte del gioco che ci siano delle regole che non vengono rispettate. Poi voi dovete essere bravi e far capire qual è la conseguenza di non rispettare la regola. Perché tante volte i ragazzi vanno in confusione? Perché gli dite, c'è una minaccia che poi non viene messa in pratica. E là diventa meraviglioso. Come, a proposito di coerenza, mamma dice una cosa, papà dice una cosa e io vado al miglior offerente, perdonatemi.
vado da chi mi conviene. Tolgo i nonni hanno una caratteristica, devono viziare. La cosa importante è che i nonni si dimentichino di essere i vostri genitori davanti ai vostri figli. Cioè, ovvero, tu non mi riprendi davanti a mio figlio, punto. Ma si arrabbia, cazzi tuoi, non mi riprendo. Facciamo una serata solo per i nonni. Facciamo una serata per i nonni, guarda, due ce ne sono in sala, quindi mi fa anche piacere. Ci siete su questo? E ora abbiamo fatto. E ora che vi molli sul serio. No, più che altro perché ci chiudono qua. Allora, due ultime cose. Mi date un minuto e mezzo? Sì. Ok. Allora, avete visto che avete dei fogli là? Sì. Allora, per chi già ci ha lasciato tutti i suoi dati, vi spiego cosa serve questo. Allora, cosa serve questa roba qua? Vi è piaciuta la serata? Sì. Vi piacerebbe vederne altre? Sì. Ok, siccome non ne facciamo una alla settimana, se ci lasciate la vostra mail, come qualcuno di voi ha ricevuto la mail in questi giorni in cui gli ho regolato la serata, ok? Vi avvisiamo di altri eventi che facciamo, di altre attività che facciamo. Serve per quello. Perché qualcuno dice, ma mi manda pubblicità? No, perché non abbiamo spazio. Ok? Però, se avete il volantino e mi dite, preferisco che poi le persone mi dicano, guarda, ho una difficoltà con mio figlio su questo, questo, quest'altro, lì c'è un numero di telefono, ci chiamate. Come funziona? Prima di tutto c'è un appuntamento preliminare in cui, che è gratuito, venite lì con i vostri figli, il vostro figlio, mamma, papà o solo mamma o solo papà, non è un problema, ragioniamo su qual è la difficoltà, a un certo punto se sono piccoli piccoli li spediamo fuori dalla stanza a fare un gioco e noi andiamo avanti a parlare con i genitori, se sono un po' più grandi spedisco i genitori fuori dalla stanza perché voglio capire se veramente il ragazzo vuole iniziare. Ok, io una volta un ragazzo ho detto adesso mando fuori, l'ho mandata fuori, mi devi aiutare a dirle, a trovare un modo per dirle che non vuoi venire qua. È scemo? No, perché io non voglio una persona che sia scontenta. E lui però non avevo calcolato che era abbastanza bastian contrario, quando gli ho detto così gli è innamorato e è iniziato. Però l'idea è questa, cioè un primo appuntamento in cui vi spieghiamo tutto quanto. Cosa fa comunque allenamento? Veramente lo avete scritto sul volantino, lavoriamo su tre aree, metodo di studio, su difficoltà di apprendimento e, scusate, e tre aree, sono quattro in realtà, e accompagniamo su materie specifiche, per esempio magari uno ha problemi in matematica, chimica, fisica.